Partito Radicale c'era Umberto Veronesi. Manifesto contro la mafia racconta cosa toglie la criminalità organizzata. Con queste parole il ministro della giustizia Andrea Orlando ha sottolineato l'importanza del docufilm Space contro la Spam, Liberi Dentro, del regista Ambrogio Crespi, girato nel carcere di Opera a Milano attraverso i colloqui con i detenuti condannati alla pena dell'ergastolo per reati commessi come appartenenti alla criminalità organizzata. Un film presentato alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia che è stato proiettato stamattina a Nuoro nel Teatro di San Giuseppe nell'ambito di un'iniziativa promossa dalla Scuola Forense di Nuoro e dall'Ordine degli Avvocati. All'evento sono intervenuti tra gli altri Monica Muro, direttrice della Scuola Forense, Gianfranco Oppo, garante dei detenuti del Comune di Nuoro, Salvatore Muro, presidente della Camera Penale, ma anche avvocati, magistrati e operatori del diritto. In sala anche gli studenti del Liceo Scientifico Fermi, del Liceo Classico Asprone e dell'ITC Satta. Alla proiezione e al dibattito ha presenziato anche il regista Ambrogio Crespi, un docufilm crudo, essenziale, che attraverso le immagini e le parole dei detenuti condannati all'ergastolo ostativo parla della colpa e della speranza che può avere in un domani diverso chi oggettivamente oggi non può avere benefici di pena. Il buio profondo, la colpa, l'espiazione sono questi i fili conduttori dei colloqui che mostrano persone che dopo lunghi anni di riflessione interiore e analisi del proprio vissuto criminale cercano di trovare una ragione per continuare a vivere. Con gli interventi degli agenti penitenziari e degli operatori del diritto che provano a descrivere la situazione di chi non ha speranza di avere una vita alla fine della pena impedita dall'ergastolo ostativo. Parole di pentimento da parte di chi ha commesso delitti terribili, magari in giovane età, che potrebbero servire come deterrente per evitare che tanti altri giovani possano commettere reati simili entrando a far parte di organizzazioni criminali, spinti magari dalla voglia di guadagnare soldi facili senza pensare alle conseguenze per sé e per gli altri di una scelta che spesso segna una vita intera.